L'importanza dell'innovazione, che cosa sta facendo questo governo per far sì che il nostro paese diventi realmente competitivo a livello europeo e mondiale? Il Ministero, appena insediato, firma quattro decreti sulla ricerca. Sono decreti importanti che rendono appunto competitivo il nostro sistema di ricerca nei confronti del sistema europeo e mondiale. Il tema oggi qual è? È sostenere un asset positivo della nostra economia. Ricordo che la farmaceutica cuba 50 miliardi di euro, siamo primi in Europa, ce lo giochiamo puntualmente con la Germania, sintomatico del fatto che in questo momento occorre difendere strenuamente questo asset economico che porta ricerca e quindi innovazione, quindi cura dei cittadini, ma porta anche occupazione e PIL. Un governo stabile, quale quello italiano, lo può fare puntualmente perché avremo un orizzonte di 5 anni e rispetto a 5 anni ci stanno ponendo una serie di step nel registro 1, primo importante, un tavolo MIMIT, Ministero della Salute, proprio per approcciare il mondo della farmaceutica e, ripeto, rendere attrattivo e competitivo il sistema italiano. E quindi com'è cresciuto l'investimento sulla salute, come chiedono gli italiani, il 70% dell'indagine Ipsos? Sì, l'indagine registra che appunto il 70% degli italiani chiede di investire in salute e io affermo che il governo Meloni è in sintonia col popolo italiano, nella misura in cui quest'anno si è raggiunto il livello massimo di dotazione del sistema sanitario nazionale pubblico, raggiungendo la cifra di 134 miliardi di euro. Considerate che nel 2019, in condizioni di analogia, cioè non c'era il Covid, non c'è oggi il Covid, non c'era ieri il Covid, nel 2019 il Fondo Sanitario Nazionale si dotava di 115 miliardi di euro, quindi quasi 20 miliardi in più che noi abbiamo a disposizione per curare gli italiani. Lo faremo puntualmente, immagino che insieme alla maggiore dotazione economica servano nuovi modelli organizzativi e su questo noi stiamo lavorando per fare in modo che questa mole di quattrini posti possa essere spesa bene. Il tavolo sulla farmaceutica continua il suo lavoro, è un tavolo importante che declina fondamentalmente quelle che sono le opportunità che la nostra nazione offre. Ricorda uno su tutte, oltre l'elevata preparazione dei nostri, lo ricordavo poc'anzi nell'intervento, l'elevata preparazione dei nostri operatori sanitari e dei nostri universitari. Sono stato in Danimarca, la Novo Nordisk, che è un'importante azienda farmaceutica, fa incetta a decine, se non a centinaia, di nostri professionisti sanitari. Noi dobbiamo fare in modo che i nostri ricercatori rimangano in Italia. Il tavolo sulla farmaceutica ha proprio questo scopo, quindi rendere attrattivo il sistema, rappresentare quale può essere lo sforzo di italiano per farli rimanere, li segnalo e quindi investire in Italia, segnalo uno su tutti la ZES unica. Noi oggi abbiamo tutto il meridione che è una ZES unica, mentre prima c'era fiscalità di vantaggio e sburocratizzazione soltanto per alcune parti del meridione, oggi tutto il meridione è una ZES unica e quindi si rende maggiormente attrattiva nei confronti dell'industria.